In primis è nato un paio d'anni fa con pochissimi mezzi tecnici, nel senso che è nato con l'idea di fornire rispetto ai tempi della città metropolitana, quindi quando le persone non hanno tempo di cercare le notizie su uno schermo, una modalità fruibile in audio di notizie in breve, rassegna delle prime delle pagine dei quotidiani, e poi abbiamo cercato la collaborazione di diversi esperti di diversi settori per fare delle rubriche di approfondimento di uno, massimo 2 minuti. Tutto questo per andare incontro alle esigenze dell'ascoltatore, che nella prima mattina, quando si sta recando al lavoro, si sta recando in ufficio, è nel traffico, è sui mezzi o comunque non ha intenzione di leggere notizie, di stare davanti allo schermo, e quindi una, diciamo così, riscoperta della comodità della radio con i vantaggi del digitale, cioè il poterlo ascoltare quando vuoi, in qualsiasi momento, non necessariamente in diretta e soprattutto ovunque, cioè anche se per il momento è solo in italiano, può essere ascoltato in qualsiasi parte del mondo. Chiunque si colleghi al sito internet. Avevamo iniziato con WhatsApp perché era la modalità più semplice, cioè la nostra idea era di fare qualcosa di semplice per testare, vedere se c'era interesse, e quindi siamo proprio nati con un messaggio vocale mandato a chi ce lo chiedeva tramite un canale di WhatsApp. Il processo di in primis e il progetto di in primis risponde anche ad una figura del giornalismo che cambia nel corso degli ultimi anni. Secondo il tuo punto di vista, come cambia la figura del giornalista in questi ultimi anni e di quali nuove capacità ha bisogno? Ah, purtroppo molto spesso il giornalista deve fare i conti con dei budget più risicati all'interno delle redazioni, e molto spesso ci sono dei giornalisti freelance che devono essere capaci di parlare su mezzi diversi. Quindi sicuramente ci sono delle conoscenze tecniche rispetto a chi scriveva solo su un taccuino, su una macchina da scrivere, che sono diversi. Banalmente, noi senza saper utilizzare WhatsApp, senza creare gruppi, eccetera, non saremmo mai potuti partire. Di figure tecniche nella nostra redazione in questo momento non ce ne sono. Quindi sicuramente essere capaci di avere dimestichezza con le nuove tecnologie al giorno d'oggi è abbastanza importante, non solo lato produzione, ma anche lato ricerca delle fonti. Quindi se tu devi affrontare determinate interviste, determinate situazioni, avere una certa dimestichezza con le conoscenze tecniche ti aiuta anche nel trovare nuove fonti. Non è un mistero per nessuno che al giorno d'oggi i social media, cioè dove le persone comunicano, e molto spesso riescono a comunicare anche superando determinati limiti posti dalle censure o dall'assenza di mezzi di comunicazione liberi, sono stati molto coinvolti nelle manifestazioni di massa che ci sono state negli ultimi anni, a partire anche dal Medio Oriente. Ma perché? Perché è più facile trovare voce per i cittadini comuni, che poi riescono a diventare anche fonti attendibili dei giornalisti. I giornalisti devono essere in grado di andare a scovarli, andare a riconoscerli, e secondo me un'altra importante caratteristica di cui c'è bisogno oggi è la capacità di selezionare quelle che sono notizie reali che arrivano dal campo rispetto alle, tra virgolette, fake news che vengono utilizzate come propaganda proprio per, diciamo così, da parte dei poteri o di soggetti politici per movimentare, direzionare in maniera, diciamo così, utile ai propri fini
le movimentazioni, le manifestazioni e le informazioni. Quindi, in sintesi, secondo me, al giorno d'oggi, oggi, è importante per un giornalista avere una certa dimestichezza, con le tecnologie, sia sulla produzione, sia sulla, ricerca delle fonti e discernere quando queste fonti sono attendibili. Ecco, sul punto dell'attendibilità dei social media, cosa ci puoi dire? Nel senso che le fake news sono un problema che affligge gran parte di queste forme di queste tipologie di giornalismo. Qual è la vostra posizione o la tua posizione in merito e quali sono le strategie che si possono mettere in pratica per limitare questo fenomeno? Allora, limitare, nel senso di limitarne l'impatto to court, è abbastanza difficile da parte dei giornalisti, anche se ci sono dei gruppi specializzati proprio in debunking, cioè nello smentire le bufale che circolano in rete. Ci sono, stanno nascendo secondo me anche degli episodi interessanti con delle redazioni che possono permetterselo, che si dedicano proprio alla ricerca di smentire e di riuscire a riscoprire come si è arrivati alla diffusione di queste notizie false. Molto spesso queste notizie false nascono proprio da intenti politici di macchina del fango, di cui la stampa è piena rispetto nella sua storia, cioè nel senso che le fake news sono sempre esistite. Quello che è diverso come efficace, che molto spesso oggi nascono più spontaneamente, cioè se un tempo capire che una certa testata poteva dire certe cose per determinati obiettivi, oggi è più difficile capirlo perché molto spesso queste fake news vengono costruite con dei finti profili di gente comune e quindi non, bisogna stare doppiamente attenti perché bisogna anche riuscire a risalire a chi ha fatto partire una determinata notizia e bloccarla. Se un tempo si poteva fare semplicemente chiudendo una testata, ci sono stati tanti episodi, o comunque con delle cause per diffamazione e poi cercare l'esito della verità nei tribunali, oggi è molto più difficile perché è più facile creare profili anonimi, collegarli a gruppi che rimandano le news. Sta succedendo molto fortemente, con molta forza in questi giorni in India, che è alle prese con un processo elettorale molto complesso perché coinvolge 900 milioni di persone. Sui social network in India in questi giorni sono nati milioni di profili che atti alla diffusione di notizie false e un espediente tecnico che hanno scelto i big della tecnologia come Facebook, che coinvolge i tre più grandi social network del mondo, cioè Instagram, Facebook e poi, anche se non è veramente un social network, WhatsApp, ha limitato la condivisione delle notizie tramite WhatsApp fino a un massimo di 5 volte, proprio per cercare di limitare questo. Però non è solo una risposta tecnologica, il problema è che è molto difficile riuscire a fermare determinate informazioni che si muovono un po' a valanga perché vengono condivise moltissime volte, nel caso dell'India milioni di volte. Ecco, in questo scenario, prima anche parlandone, così prima di iniziare l'intervista, abbiamo parlato anche di citizen journalism a un certo punto. Qual è il vostro giudizio in merito e qual è l'utilità che questo tipo di giornalismo può avere e la sua attendibilità? Allora, secondo me ci sono stati degli episodi interessanti, cioè la Siria è stata raccontata molto da, tra virgolette, citizen journalist che sono stati, tra virgolette, reclutati da agenzie come la Reuters una volta che hanno dimostrato la loro affidabilità. Negli scenari più difficili, quelli dove è più difficile mandare dei giornalisti, anche le grandi
grandi testate hanno delle difficoltà. Quindi in una situazione come quella della Siria, riuscire a trovare dei citizen journalist, cioè delle persone che non erano abituate a fare giornalismo, riuscire a formarle per diventare dei giornalisti, riuscire a trasformare le immagini che arrivavano dalla Siria per la Reuters è stato fondamentale. Il processo però è stato anche molto complesso perché i citizen journalist sono spesso parti coinvolte, per esempio nei conflitti, cioè è difficile che un cittadino, se non è formato, riesca a discernere i fatti dalle opinioni, e comunque una grande testata non può fidarsi fino in fondo. Quindi, per esempio, nel caso della Reuters, avevano una vera e propria squadra dedicata a studiare tecnicamente le immagini che arrivavano, controllando i metadati, controllando i dati che venivano forniti all'interno delle macchine fotografiche che erano utilizzate dai giornalisti, per capire se era vero che quelle immagini erano reali, cioè quindi non si fidavano giustamente dei loro stessi giornalisti che magari erano stati hackerati o magari ci potevano essere successe delle cose in una situazione di difficoltà di contatto. Quindi questo è, per esempio, un caso molto interessante. La realtà è che molto spesso le piccole testate non possono controllare fino a questo punto le informazioni, quindi il citizen journalism spesso non ha una forma di verifica indipendente che non siano i gruppi di citizen journalist stessi sul campo, e quindi va un po' a fiducia. Bisogna vedere come si sono comportati in precedenza le persone che stanno diffondendo queste notizie. È molto facile che effettivamente emergano delle figure che in poco tempo diventano, tra virgolette, autorevoli, o comunque di cui tendenzialmente ci si riesce a fidare. Poi bisogna sempre vedere se ci si fida perché sono comodi alla, tra virgolette, comunità internazionale, ma questo è un altro discorso più politico che esula magari un attimo da questo tipo di intervista. Per quanto riguarda, quindi, se noi dovessimo, come stiamo cercando di fare in Libia, creare un cross media, master in cross media journalism, mi sembra di capire che ci stai suggerendo di avere sia delle capacità tecniche, sia delle capacità, diciamo, legate all'etica, sia delle capacità, legate all'orientarsi in questo mondo nuovo, legato ai social media, legato al citizen journalism, dove un giornalista non è più soltanto colui il quale trasmette la notizia, ma deve essere anche colui il quale in parte la crea, verificandola sulla base di altre fonti. Allora, ripeto, secondo me è molto difficile quando si tratta di situazioni, tra l'altro come quella della Libia, dove le informazioni si fa fatica a trovare delle fonti attendibili. Direi che è necessario riuscire a trovarle. Quindi la formazione di questi giornalisti sarà fondamentale, sia tecnica. Come dicevo, al giorno d'oggi bisogna essere in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici per poter inviare audio, immagini, video e non solo testi, e anche sui testi servono delle conoscenze tecniche su i diversi mezzi, cioè scrivere per Twitter non è come scrivere per Facebook piuttosto che per altri canali, quindi l'utilizzo anche tecnico delle regole dei canali dove si vogliono andare a diffondere le notizie, quindi banalmente l'utilizzo degli hashtag o il formato in cui i diversi canali richiedono le immagini, 16 noni, verticale per la televisione di Instagram, orizzontale per YouTube, quindi ci sono un po' di conoscenze tecniche fondamentali. La parte etica è importante ed è quella che non può essere solo
delegata ai giornalisti sul campo, che molto spesso non se ne rendono conto perché sono coinvolti molto all'interno delle vicende. Quindi un'intervista utilizzata in un certo modo va comunque verificata, secondo me, anche da qualcuno di esterno al fine di essere utilizzata nella maniera più completa. Sul campo più si riesce ad avere una pluralità di punti di vista, non perché per i giornalisti sia impossibile essere obiettivi, ma perché oggettivamente ognuno interpreta, soprattutto in paesi dove non c'è una tradizione di stampa libera. In paesi dove non c'è una tradizione di giornalismo indipendente, è facile avere delle lenti colorate sugli occhi che non aiutano nel caso di diffondere le notizie poi all'estero. In questi giorni, sulla Libia, anche dei giornalisti che fossero al seguito, cioè embedded con le diverse parti in conflitto, piuttosto che dei giornalisti indipendenti che osservassero quello che sta accadendo, farebbero oggettivamente fatica ad essere obiettivi se fossero dei giornalisti libici che hanno vissuto per gli ultimi anni a stretto contatto con alcune delle parti nel conflitto. Ultima domanda per chiudere. Voi avete come in primis quest'idea appunto di puntare sull'audio. Altre testate stanno andando verso invece le immagini. Secondo te come queste due linee si possono a un certo punto incontrare? Sono delle linee che vanno separate? Il futuro del giornalismo sarà più audio o più visuale? Allora, è chiaro che il futuro. Allora, si pensa che. Scusami, ricomincio. Sicuramente c'è negli ultimi anni la parte visuale si è sviluppata molto, cioè la maggior parte delle persone è andata alla ricerca di informazioni visuali. Si sono sviluppati molto social network dedicati alle immagini, cioè Instagram, Pinterest, e che adesso iniziano a essere usati anche dai giornalisti. Iniziano a esserci queste cose. È stato molto utilizzato il video, quindi canali come YouTube, piuttosto che le diverse testate che hanno costruito sul de, 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 diciamo così, delle fonti di informazioni video. Secondo me sarà un po', cioè ci sarà un certo sviluppo dell'audio, soprattutto nei paesi come, diciamo così, europei e statunitensi, per il fatto che la vita metropolitana impone dei ritmi che se vuoi aggiungere un altro media, l'unica cosa che puoi fare è aggiungerlo mentre stai facendo altro. Cioè, è per questo che i podcast sono passati da un utilizzo attorno al 16% 5 anni fa al 32% degli americani intervistati nell'ultimo sondaggio. Perché è l'unico media che permette di, ok, sono in automobile, sto guidando, in quel momento posso aggiungere un media di fruizione, cioè invece che ascoltare la musica decido di ascoltare le notizie. Ci saranno però sicuramente molti esperimenti, mi aspetto molti esperimenti, molte cose carine arrivare anche nel campo del linguaggio visivo, soprattutto con le nuove generazioni che sono quelle che poi determinano i trend del futuro, cioè negli ultimi anni sicuramente le nuove generazioni hanno
giocato molto con la grafica, con questo tipo di informazioni che, se costruite bene, riescono ad essere anche molto sintetiche. Quindi le infografiche continueranno a svilupparsi sempre di più perché hanno un rapporto, diciamo così, di sintesi, di, se fatte bene, di informazione che difficilmente si riesce a fornire con altri media, pur utilizzando poco tempo, che secondo me poi è la variabile fondamentale delle persone che fruiscono del giornalismo, cioè l'avere poco tempo. Se non si ha più tempo di leggere i giornali sono destinati al crollo. Se si ha invece tempo di ascoltare o di leggere delle notizie in breve, queste avranno maggiore successo nel corso degli anni. Questo per quanto riguarda l'Europa e, diciamo così, gli Stati Uniti si sta già verificando. Sui paesi che non hanno una grande tradizione o che magari sono all'interno di processi di democratizzazione, che avranno bisogno di magari riflessioni più accurate, più complete, può anche essere che il video continui ad avere un successo enorme, magari in formati più brevi rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Grazie mille, Francesco. Figurati.